È durata oltre 3 ore la finale singolare del Challenger di Roseto degli Abruzzi, dotato di un montepremi di $80.000, importante torneo conclusosi ieri sui campi in terra rossa del Tennis Club Roseto. Spettacolo puro sul centrale, con scambi ed emozioni per gli oltre 1.200 spettatori presenti. Si conferma così la validità della formula innovativa del Tennis Tour Elova Abruzzo, che coinvolge tutto il territorio della regione Abruzzo, realtà unica a livello mondiale, di un unico circuito sportivo collegato da più eventi per la promozione del territorio. È un evento unico in Europa, più tornei internazionali che vanno a coinvolgere tutto il territorio della regione, tutte le province. Si è partiti da Roseto per poi passare a Chieti, L'Aquila, Pescara, per più mesi di uno stesso circuito di tennis internazionale. Quindi, grazie alla Regione Abruzzo per questa grande opportunità. Ma il pubblico oggi non so quantificarlo, ma erano perfino sulle gradinate del palazzetto qui di fronte a noi. Devo ringraziare tutti i volontari, tutte le persone che mi hanno aiutato e che mi aiutano in questa avventura e nell'organizzazione del Tennis Tour Elova Abruzzo, e adesso cominceremo a lavorare poi per la prossima tappa di giugno, che è a Chieti. Prossimo anno, sempre questa settimana, con la ripartenza da Roseto, e vediamo se si riesce a arricchire il Tennis Tour anche di qualche tappa in più nella stessa provincia. Filip Misolic, 129 a mondo, ha superato Rafael Collignon, 211, dopo una maratona di 3 ore e 20 per 4-6, 7-5, 7-6. Una settimana spettacolare, una finale bellissima, 3 ore e un quarto di gioco con due giocatori straordinari che nel giro di un anno vedremo fra i primi 100 al mondo in modo stabile, l'austriaco, ma anche Rafael Collignon, che veramente ha espresso un gioco molto molto bello ed efficace. Si è conclusa così una settimana intensa fatta di grandi soddisfazioni per il Tennis Club Roseto, con giocatori di altissimo livello che sono arrivati fin dal mercoledì prima del torneo, restando in Abruzzo per oltre 10 giorni. Sì, oggi finalmente abbiamo tutti gli spalti, c'erano più di 1.000 persone, quindi diciamo un grosso successo, sono soddisfatto della manifestazione. Sì, speriamo di migliorare ancora, noi cerchiamo di porci come centro di riferimento. Quest'anno apriamo una piccola accademia, quindi tutti i ragazzi che vorranno fare un po' il tennis un po' a livello agonistico possono avvicinarsi qui da noi. E ci auguriamo che la collaborazione possa continuare. Con Luca Del Federico abbiamo fatto pure un'altra cosa molto bella, siccome lui quest'anno diventa il manager di un po' di giocatori, abbiamo Roseto, lo mettiamo come centro di allenamento per questi giocatori, così tutti i ragazzi, sia i nostri però regionale, che vogliono provare a allenarsi, possono allenare con questi campioncini che vengono qui a prepararsi.